Siamo nel 1914 e una lettera straziante, Padre Pio la scrive a Padre Agostino, in quanto c'era stata una richiesta pressante del ministro provinciale, Padre Benedetto. Infatti scrive: il ministro provinciale desidera richiamarlo in convento. Tenendo presente la risposta data dal generale, con strazio, scrive Padre Pio, con strazio vivissimo dell'anima, mi decido a chiedere il breve, cioè la secolarizzazione, uscire fuori dall'ordine, riconoscendo nella voce del superiore la voce di Dio. Ecco, in questa richiesta pressante di Padre Benedetto, motivi che ha per non ritornare. Infatti Padre Pio si racconta con vivissimo strazio dell'anima, è costretto a domandare la secolarizzazione, ma tutto questo poi vi racconteremo nelle prossime settimane. Quindi nei prossimi mesi accadde qualcosa di straordinario ed importante, tutto questo non accadrà.